Enzo Biagi diceva che a noi giornalisti che dobbiamo stare attenti perché molto spesso la realtà supera la più ampia fantasia, la più assoluta fantasia. La storia che vi stiamo per raccontare sembra un film, in realtà è vita vera e ha per protagonista un uomo a cui manca un pezzo della propria vita. Questo dottore che ho davanti a me, simpaticissimo tra l'altro, Pierdante Piccioni, è la storia, la seconda storia di questa giornata. Pierdante è un medico di quelli rampanti, lo posso dire, sì. È un principe delle corsie, bastardo al tempo stesso, così la chiamano, principe bastardo, sì. Che evidentemente è uno di quelli con la puzza sotto al naso, glielo posso dire, esigente, poca misericordia, che un certo giorno, ed è esattamente il 31 maggio del 2013, oggi veramente il secondo appuntamento col destino, con la provvidenza, subisce un incidente stradale, trauma cranico, lesione alla corteccia cerebrale. Io devo riassumere per arrivare poi dove voglio arrivare, se mi permette. Un risveglio dopo poche ore, tra l'altro, di coma, stravagante. Lo dico così. Lei vede entrare finalmente sua moglie e i suoi figli in ospedale. E che cosa capisce? Che cosa succede? Succede che quelli che entrano non sono mia moglie, non sono i miei figli, perché... I miei ricordi, perché noi siamo quello che ricordiamo, erano di altre persone, di due bambini, di una ragazza giovane, e mi trovo davanti due maschi adulti con la barba e una signora, non più così giovane. E questo è solo l'inizio di tutta un'altra serie di equivoci e di disguidi, perché anche tutto il resto del mondo è completamente cambiato, perché 4 anni fa, esattamente in quest'ora, io ero in coma. Io ho i brividi a pensare a questo. Per cui è un mondo completamente diverso e io mi sento veramente fuori tempo e fuori luogo. Senza usare il medichese, dottor Piccioni, che cosa le è successo realmente? Lei, il suo cervello si è fermato. Sì. Ha perso una parte della sua storia. Intanto guardate queste foto. Questo bellissimo uomo, glielo posso dire, affascinante, con due bambini... È l'ultima cosa forse che lei ricorda. Lei ha dei ricordi che vanno la bellezza di 12 anni prima. Sua ultima immagine è ferma il 25 di ottobre del 2001, sì. Quando lei lascia suo figlio a scuola. Sì, ho accompagnato mio figlio a scuola, peraltro era il suo 8° compleanno, il mio 2° figlio Tommaso. Esco da scuola e quello è l'ultimo ricordo, perché quando mi sono svegliato dal coma e mi chiedono che cosa si ricorda, noi medici lo chiediamo sempre, e io ci penso su un attimo, peraltro facevo fatica a parlare perché avevo preso una botta dalla parte sinistra della testa, che è quella che comanda di più la parola, facevo fatica a muovere la parte destra, facevo fatica a parlare, quindi un po' farfugliando penso e dico l'ultima cosa che mi viene in mente, perché da quella ho accompagnato mio figlio, anzi comincia a venirmi il terrore che i miei ricordi non siano esatti e magari mio figlio fosse stato in macchina con me, quando mi dicono lei ha fatto un incidente, mio figlio, i miei figli, e le parole hanno un significato. Un medico, uno dei medici che mi accoglie, mi dice: ma Pier, i tuoi bambini non ci sono più, intendendo sono diventati grandi. E io capisco, sono morti nell'incidente. Quindi inizia tutto una ridda di equivoci che paradossali, però lei successi. Ha fatto passi da gigante in solo 4 anni, sì. Perché 31 maggio, ripeto, oggi esattamente 4 anni fa lei era in coma, sì. Ha avuto una fortuna, se mi permette, lo devo dire, ho letto il suo libro, sfacciata, perché quando ha una moglie che accetta di starle accanto, pur sapendo che lei non la riconosce, e dei figli che le danno la molla giusta per venire fuori da questa gabbia in cui lei era precipitato, lei si rende conto che è un privilegiato. Sì. La cosa bella di questa storia, perché guardate, lei adesso lo racconta con grande ironia, ma io immagino che cosa abbia potuto patire un uomo che cancella 12 anni della propria vita, che si trova a dover ricominciare dall'inizio anche la sua professione. Certo. Lei ha dovuto risostenere tutti gli esami per dimostrarsi credibile, sì. E per tornare a fare il primario del suo ospedale. Mi racconta, sì. Come ha fatto. Prima il medico e poi il primario. E allora, c'entra molto con la fede.
Nel senso che io ero religioso, ero comunque anche prima, poi tutto quello che mi è successo mi ha un po' allontanato. Quando uno arriva a pensare di suicidarsi, di farla fuori, non ha un gran, non può pensare perché di avere... Perché ha pensato questo, nonostante quello perché, che avessi intorno? Perché non c'era più nulla, perché scopro che mia madre è morta, i miei bambini non ci sono più, il mio mondo non c'è più. Mia moglie è ammalata, mio padre dopo pochi mesi muore, investo sul lavoro e per i danni che ho al cervello mi viene proposta la pensione di invalidità e io guardo sopra verso il principale, come lo chiamo io, e dico ma ok, messaggio chiaro, cosa ci sto a fare qui, che senso ha continuare? Poi scattano una serie di molle e lo dico sempre, ritrovo la fede attraverso le cose materiali. La famiglia, che poi materiali lo sono fino a un certo punto, però io le considero proprio tangibili, l'amore per la moglie, l'amore per i figli e gli amici. Lei si è innamorato di sua moglie? Sì, ho avuto la fortuna di reinnamorarmi di mia moglie, con tutte le difficoltà, per carità, dei rapporti di coppia. E anche lei me l'ha detto a un certo punto una volta. Sai, avevo il è molto femminile, un po' intimo, però credo che vadano dette a volte anche le cose intime. Sai, avevo il terrore di non piacerti più. La vedevo dal mio punto di vista, perché ero io il malato, mi mancano 12 anni, ma anche per gli altri era la stessa identica cosa, io ero un'altra persona, perché l'incidente mi ha fatto diventare realmente un'altra persona. La cosa più bella, e io là ho letto Dio, devo essere sincera, che lei è diventato un uomo migliore, che questo medico che i suoi colleghi chiamavano il principe bastardo, è diventato non solo un medico che si è sottoposto a tanti esami perché potesse essere accettato di nuovo in quella, perché poi diventare addirittura primario diventa una cosa molto più complicata, certo, in un pronto soccorso tra l'altro, ma lei ha cominciato a capire, essendo malato, cosa significa sorridere a un paziente, cosa significa non ironizzare su un paziente quando le si sono presentate delle storie che io vi dico andatele a leggere, francamente non voglio neanche raccontarle, cosa significa non parlare di morte di fronte a un paziente che forse è in coma ma che invece capisce e sente tutto. Lei è diventata una persona migliore, ha avuto un colpo di fortuna anche in quello, paradossalmente. A distanza di 4 anni sì, devo ammettere, all'inizio non l'avrei augurato, ma tuttora non lo auguro a nessuno quello che ho provato, perché le umiliazioni, il dolore fisico banalmente, perché recuperare fa male, Però non c'è davvero come, lo diceva mio nonno, non c'è come provare per capire, no? Essere dall'altra parte della barricata, essere insieme, la simpatia è stare insieme, no? Ti cambia, completamente ti cambia, ma è fare proprio la prova del che cos'è. Nella scuola di specialità di medicina d'urgenza, nelle scuole di Israele, ti obbligano a stare 3 ore legato, imbragato su una barella in pronto soccorso, perché se non provi quella cosa non puoi capire cosa significhi aspettare anche solo 10 minuti a curare uno che è nelle tue stesse condizioni. È proprio così, fare l'esperienza vissuta è come tutte le cose, no? Io uso spesso una frase sorridendo, mi piacciono poco gli esperti di matrimoni celibi. Bellissima questa definizione, tremenda. È un po' pesante, perché poi a volte non è vero, però tremenda. Se tu me la racconti la devi aver provata, perché altrimenti c'è un... Diventa un po' troppo leggera. Piccioni, quando ha scoperto che lei stava sul che era antipatico, mi viene a dire una parola brutta, sulle scatole, ma chiedo scusa a casa, è il modo più efficiente per far arrivare un concetto. Quando ha capito che lei stava sulle scatole a molti, che non era questa persona così meravigliosa che forse uno credeva di essere, come ha reagito? Visto che poi adesso è quello che noi vediamo, lei è trasparente, lei ha gli occhi che parlano, io non credo che lei sia, che tutto questo sia fandonia, che nel suo libro racconti delle stupidaggini, perché ha gli occhi buoni, non tradiscono. Le storie sono tutte vere, quelle che racconta. E quindi la cosa peggiore che ha scoperto di sé qual è stata? Ma, di prima?
Quello che ho scoperto e che non mi è piaciuto, e il motivo per cui poi io ho cambiato lavoro, da pochi mesi faccio un altro lavoro, è quello di essermi adeguato alle regole che servono a tutto in sanità e che servono a tutto tranne che ai pazienti. Servono ai medici, servono agli infermieri, servono al budget, servono all'economia di scala, servono alla spending review, servono a tutto, ma il paziente davvero non servono per prima cosa all'unica persone che in teoria dovrebbero essere l'obiettivo del nostro lavoro, cioè i pazienti. E mi sono accorto che ero diventato probabilmente duro, probabilmente rigido, probabilmente bastardo, perché autoreferenziale, stavo dentro quello, contava utilizzare al meglio le risorse, non parlare con il paziente, contava avere il budget in pareggio, contava metterci 15 minuti per visitare i pazienti e non pensare, ma questa persona si è sentita curata? Le ho dato speranza, visto che il titolo della trasmissione è Bel tempo di speranza, e nel secondo libro, la parte finale la normalità è una speranza. Ecco, farsi queste domande, io sono sincero, prima me le facevo di meno. Dire non me le facevo è sbagliato, perché ci sono, di tutti gli operatori della sanità in Italia ce ne sono, la stragrande maggioranza sono brave persone, ma davvero brave persone, purché non si facciano travolgere da questa da delle logiche che col paziente non c'entra niente. Lei rimane medico? Sì. Ha lasciato il primariato dell'ospedale, sì. Il pronto soccorso? Ho rinunciato ai gradi. Ha rinunciato, sì. Ai gradi, bellissima questa fase, ha rinunciato ai gradi e fa una cosa che credo personalmente sia il futuro della sanità, soprattutto in paesi che sono in eterna lotta con i bilanci. Io ci credo parecchio. Il territorio, ci sono delle persone che non possono essere tenute dentro un ospedale, ma che devono essere curate come Dio comanda a casa, perché non tutti si possono permettere gli infermieri, non tutti si possono permettere un'assistenza. Cosa le sta dando la seconda vita che sta facendo adesso? O terza, forse è la terza vita questa. Credo terza, serenità in assoluto. E poi faccio davvero un lavoro contento. Lei prima ha detto non si possono tenere in ospedale. Non conviene, e la uso in tutti i termini, non conviene. La parte economica è l'ultima, magari interesserà di più ai miei capi, a me interessa la convenienza emotiva, la convenienza spirituale, che potrebbe sembrare una contraddizione, non un ossimo, ma davvero se noi curiamo, la cosa fantastica è questa, che se tu davvero metti il paziente, pensi a lui, alla fin fine risparmi. Se è quello il nostro obiettivo, ma a me interessa fino a un certo punto, è importante anche quello, mi interessa prendermi cura davvero di queste persone, e tendenzialmente sono gli ultimi. In Italia abbiamo tante ultimità, io ho deciso di occuparmi degli anziani soli, forse è la categoria di ultimità più numerosa. La periferia vera, perché quelli sono proprio gli ultimi. E cercando davvero, ma senza pensare al paradiso e senza grosse. Senza scomodare chi ha altre robe da pensare. Davvero cercare di provare a realizzare banalmente quello che non è stato fatto a me. Piccioni, io le strappo una promessa: che lei ritornerà. Sì. Perché questo libro, Pronto Soccorso, avete visto la copertina? Che è scritto tra l'altro in punta di penna meravigliosamente dal collega Sapegno. Sapegno, sì. È qualcosa da leggere, da digerire, perché ognuno di noi si può riconoscere in queste storie. Alcune vi faranno anche molto sorridere, ma la vita è davvero questa. Io le sono grato di aver scelto di celebrare questo anniversario con noi. Sì. Ne valsa veramente la pena. E grazie, le auguro ogni bene. Mandi una carezza a sua moglie che ha avuto tanto coraggio. Ce ne andiamo in pubblicità. Mi dispiace. Grazie. Ma sono le leggi della televisione.